benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti, perché karma rosso? Dunque, karma è causa effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire? E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato due o tre cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Noi ora facciamo la lettura per le energie generali della luna che va dal 7 di settembre al 5 di ottobre 2021. Sapete che poi seguirà nel giro di qualche giorno la lettura sempre sulla luna, ma per quanto riguarda le energie dell'amore. E ogni volta si andrà ad affrontare comunque segno per segno le influenze di questa luna su ciascun segno. Vi ringrazio perché durante la mia pausa estiva, dalla quale sono appena tornata, mi avete comunque cercata in parecchio, avete avuto anche pazienza, qualcuno mi ha anche mandato qualche regalino. Comincerò con l'esporne uno con questa lettura, sono degli oracoli, e sicuramente vi dirò, cercherò di inserire delle novità mano a mano che si conclude questo anno, come ad esempio un corso online quindi disponibile a tutti, di maniera che vi possiate raggiungere più numerosi anche via web e non solo in presenza, e cercherò di assecondare un po' le richieste che mi fate. Per quelli che hanno bisogno di mettersi in contatto con me, come sempre, qui avete la mail alla quale raggiungermi. Abbiate un po' di pazienza che adesso riparto più o meno a pieno regime, nel senso che devo mettermi in pari con il lavoro che è rimasto arretrato, ma sicuramente mi auguro apprezzerete i nuovi lavori che entreranno. Come ad esempio, ve l'avevo già anticipato nell'ultimo video, ma per chi non l'avesse sentito lo ripeto, lo ripeterò per altri due o tre video probabilmente, ho intenzione di fare un numero minimo, ragazzi, due, tre video, quattro massimo, o magari ogni tanto, video della categoria ASMR, scritto in maiuscolo, è una sigla, e sono è una tecnica, diciamo, che si usa per andare a creare un rilassamento nel corpo e quindi nella mente e nello spirito della persona mentre l'ascolta, attraverso suoni molto soffici, bassi e dei rumori, diciamo, che vanno a stimolare il sistema nervoso periferico, regalando un senso di relax alla persona che li ascolta. Essendo questo un canale di olistica che dà molto focus ai vari tipi di divinazione, chiamiamola così, anche se sapete che io vado più sull'indagine psicoemotiva, mi focalizzerò sul fare questo tipo di video ogni tanto, vi ho detto, o magari due o tre ne butto fuori adesso in un tempo ristretto per gli appassionati, che hanno come tematica lettura di carte con o senza voce, così potete godervi il movimento, il rumore delle carte mentre smazzo, o potete godervi la mia voce mentre vi parlo a un tono basso, e poi probabilmente farò qualcosa che riguarda dei trattamenti che faccio qui in studio da me con lo scopo di rilassare, ma anche proprio di aiutare la tensione nervosa emotiva. Ok, tutta questa introduzione per dirvi sono tornata e ci saranno delle novità. Bene, non vi annoio oltre, vado a incominciare. Come sempre, prima vedremo l'energia generale della luna e poi i segni. E andiamo a vedere subito questa luna, 7 di settembre, 5 di ottobre. Qual è l'energia di questa luna in ambito generale? Qual è l'energia di questa luna in ambito generale? Beh, dunque, diciamo che questa luna vi dice, se c'era qualcosa che pensavi che finora fosse rimasta nascosta, preparati perché sono pronta a
scoprirla, a rivelarla a te. È un po' quello che aveva cominciato ad essere anticipato come concetto durante la luna scorsa, se non erro. Però qui non andiamo a un livello esteriore, andiamo a un livello proprio interiore e intimo. Qui si parla di interfacciarci con degli aspetti di noi che fino ad ora, per varie ragioni, ciascuno di noi ha tenuto nascosti. Quindi l'immagine che mi viene mostrata è quella di uno specchio che guarda la propria immagine attraverso un altro specchio. Quindi non c'è più la questione del mirroring diretto, cioè io vedo degli aspetti di me stesso negli altri, no, c'è proprio io guardo dentro a me stesso, che guarda dentro se stesso, che guarda dentro se stesso. Quindi un escalation, diciamo un crescere, di indagine personale, non a livello emotivo e psicologico, ma proprio a livello fattuale. Quindi accadranno probabilmente situazioni nella vita di ciascuno di noi, che possono essere situazioni anche molto semplici, ok? Non deve essere qualcosa di eclatante per forza, che però ci rivela molto bene quali sono le nostre vere motivazioni, quindi le nostre intenzioni, quindi le nostre azioni future. In qualche maniera avremo modo di fare un passo in avanti con la mente e di vedere più in là di quello che generalmente con la nostra capacità intellettuale riusciamo a percepire di noi stessi e quindi della nostra vita e quindi delle persone che ci circondano. Vi dico che è un'energia che non è per i deboli di cuore, nel senso che potrebbe essere che qualcuno si senta un po' disorientato, qualcuno creda che sta impazzendo, e qualcun altro magari si trovi ad affrontare poi a un livello di salute effettivamente qualche problemino per quanto riguarda il sistema nervoso centrale, quindi il cervello, ok? Non sto dicendo che diventerete pazzi, non prendete con le pinze quello che vi dico, cercate sempre di capire che ve lo dico per darvi una struttura alla quale appoggiarsi nel momento di difficoltà. Quindi può essere che qualcuno scopra magari di avere semplicemente bisogno di una bella pausa, di una vacanza, o di preoccuparsi di più della propria salute mentale, o che semplicemente abbia bisogno magari di confrontarsi con qualche specialista, come uno psicologo, ok, un consulente, un terapeuta, qualcuno, anche qualcuno che fa yoga, per esempio, per renderla proprio a un livello molto semplice la situazione, per riuscire a non solo riequilibrarsi, non è questo il punto, ma proprio a riuscire a interfacciarsi con degli aspetti di noi che non riusciamo a inquadrare molto bene. Quindi volevate il lavoro interiore? Eccolo che arriva, arriva proprio in pompa magna, come dico io di solito. Andiamo a vedere se c'è qualcosa, ecco, perché arriva questa situazione? Perché qualcuno, praticamente tutta l'umanità io credo, ha chiesto di avere degli elementi su cui lavorare, cioè perché fino ad adesso le cose nella mia vita individuale e nella società in generale non sono funzionate molto bene, perché c'è sempre questa sensazione di instabilità, perché c'è un'agenda segreta, ho la sensazione di essere preso in giro, perché ci sono delle dinamiche nella vita mia individuale ma anche complessiva in cui mi sembra di non capire appieno tutto, o in cui mi pare che all'ultimo salti sempre fuori qualche elemento di disturbo che mi fa sentire come se mi avessero preso in giro, perché forse qualcosa effettivamente di questo tipo c'è, forse sto io prendendo in giro me stesso, perché l'ego magari si inventa delle strategie che funzionano molto bene ma che ora non riescono più ad autosostenersi, quindi hanno bisogno di cadere, o forse nel collettivo ci sono effettivamente degli schemi e delle agende, come dicevo, che hanno bisogno, oddio, che hanno bisogno, che è il momento che vengano smascherate. E quindi chi ha fatto il proprio lavoro troverà modo di farlo ancora meglio, troverà modo di finalmente liberarsi probabilmente di qualche inghippo che l'ha trattenuto, mentre quelli che hanno cercato di lavorare in maniera, diciamola così, poco rispettosa, ok, con poca morale o di dubbia morale come base, si ritroveranno a fare i conti con la logica più spietata, quindi con situazioni del tipo questa cosa o la facciamo o non la facciamo. Faccio un esempio: se fino ad adesso in ambito lavorativo avete rimandato il fare qualcosa perché non eravate preparati, ma avete magari ottenuto quel posto di lavoro specifico mentendo su delle vostre capacità a livello lavorativo,
Questo è il momento in cui tale bugia diventa molto chiara, lo diventa agli occhi del datore di lavoro, dei vostri colleghi, sicuramente voi lo sapevate già, però questo vi mette anche una luce bella chiara sul fatto che forse nella vostra vita avete mentito anche in altri ambiti, o forse che avete una tendenza a mentire. Perché? Perché magari vi sentite insicuri, o perché vi sentite inadatti, o avete delle cose dentro di voi da guarire che hanno a che fare con la non accettazione. Ok, questo per darvi un esempio di come questa luna può mostrarsi e agire su di voi. Ovvio che sul collettivo questo può avere delle conseguenze un po' più forti, ok? La dico così, ma mi avete sicuramente capita. Con collettivo ovviamente si intende ambiti sociali, ambiti religiosi, politica e quant'altro. Allora, che tipo di energia cerca di eliminare, di togliere di mezzo? Qual è l'energia che questa luna cerca di rimuovere? Mazzo è ancora abbastanza nuovo ed è abbastanza incollato, ma cercherò di fare del mio meglio. Quindi quali sono gli... Eccola lì, perfetto. E qui. Cos'è fatto? Gli ambiti che questa luna cerca di andare a togliere di mezzo. Allora, sicuramente questa luna toglie di mezzo quelle attese inutili, o almeno percepite come tali, che non hanno permesso non solo nelle nostre vite individuali, come dicevo, ma anche nel collettivo, di andare a cambiare una volta per tutte delle dinamiche che sono un po', come possiamo dire, obsolete o addirittura dannose e nocive. Quindi aspettatevi dei grossi salti in avanti o delle grandi verità che sì, possono avere come conseguenza uno shock, ma credo saranno anche piuttosto immediatamente liberatorie, cioè credo ci sarà un effetto veramente rottura di catena, e quindi tenetevi saldi ma siate anche sereni, perché si tratta di riuscire finalmente ad avere risultati rapidi ma anche soddisfacenti, perché è una cosa avere un risultato in poco tempo. Però poi rimane la domanda: questo risultato mi piace? È quello in cui speravo? La fatica che ci ho messo ne è valsa la pena? Ecco, molti noteranno come, indagando più a fondo dentro loro stessi, troveranno anche risposte che non si aspettavano. Troveranno anche dei risvolti a queste risposte, che probabilmente a catena riusciranno a rendere più chiari altri ambiti della loro vita. Quindi quello che mi si continua a mostrare è un libro, le cui pagine sono incollate perché sono appena state stampate, quindi magari si incollano l'una all'altra, e non so se vi è mai successo, comprate un libro nuovo, quando le pagine sono incollate ve ne accorgete solo nel momento in cui lo state leggendo, perché seguendo la riga dell'ultima pagina, quando voltate pagina, dite ma com'è? C'è qualcosa che non funziona. Toccando le pagine vi rendete conto che un paio magari sono incollate. Ecco, questo è l'effetto che questa luna porta. Riuscirete a vedere dove le pagine sono incollate e scollandole, aprendole, separandole tra di loro, ovviamente la verità sarà scritta davanti a voi. Potrebbe essere una verità che non ci si aspetta o una verità che ci piace, ma renderà sicuramente il senso vero di quello che si sta leggendo, e andremo nei dettagli a comprendere molto probabilmente aspetti che ci mancavano, aspetti che aspettavamo e speravamo veramente di riuscire a svelare. Quindi attenzione anche ai dettagli, questo sicuramente è da dire. Cosa cerca di manifestare invece, che energia cerca di portare a materializzarsi questa luna? Beh, sicuramente la realizzazione dei desideri che abbiamo non solo a livello umano, ma credo anche proprio a livello più esteso di anima. Io a vedere, vi dirò, queste carte, ho l'impressione che molte persone si riscopriranno,
Non perché siano cambiate totalmente, ma perché in questi mesi il lavoro energetico che direttamente o indirettamente hanno fatto porta ad emergere degli aspetti di loro che magari neanche sospettavano. Ripeto, piacevoli, non piacevoli, non è questo il punto. È ovvio che le scoperte possono lì per lì dare uno stimolo emotivo che viene percepito in maniera magari entusiasta o terrificante, dipende, ma sono aspetti che sicuramente il vostro io interiore non vedeva l'ora di scoprire, quindi rilassatevi, fa tutto parte del percorso, non siete incarnati in questa fase storica a caso, niente mai a caso, però questa è una conferma, quindi cercate di godervi il viaggio, ricordatevi che è un qualcosa a cui avete scelto di partecipare in questo momento. So benissimo che ora le parole non riescono a dare, a veicolare nella maniera più estesa, chiara possibile quello che vorrei trasmettervi, perché lo sento, lo percepisco in una maniera, ho delle immagini mentali che mi danno proprio una sensazione di espansione immensa. Però l'espansione è così estesa che non mi è possibile vedere più in là delle mie visioni. Non lo so se questo gioco di parole diventa più chiaro o più oscuro nella spiegazione, però ci sono così tante possibilità qui davanti che non mi è possibile vederle tutte. Quindi vi posso dare degli esempi che sono veramente sciocchi rispetto a quello che poi la realtà può portarvi. Come integrare al meglio l'energia di questa luna? Come integrare al meglio l'energia di questa luna? Prima di tutto si parla di speranza. Interessante. Una speranza che ritorna dopo una burrasca. Allora, lo so che l'atteggiamento umano istintuale, primordiale è: se ho perso qualcosa, allora devo trovare chi è il colpevole, allora poi devo trovare una soluzione, allora poi devo capire qualcosa. Bene, questa luna vi dice: il tempo per capire c'è stato, ora è il tempo di ringraziare quelle esperienze e quelle situazioni, quindi quelle persone, quei momenti che ci hanno dato un peso tale per cui la nostra corazza è arrivata a rompersi. Ora riuscirete a cogliere il perché. Ma lo potete cogliere se ne siete grati e se vi aprite con speranza. Speranza non è dire: ah, speriamo che niente di male mi accada, perché quello significa sintonizzarsi su una polarità negativa, perché tutta la nostra energia è focalizzata sul negativo. Non importa se speriamo che non si manifesti, la nostra energia è focalizzata sul negativo e quello si manifesta. Invece noi dobbiamo focalizzare sul positivo, sulla gratitudine. Ecco perché questa parola continua a tornarmi in bocca, sul fatto che tutto ha avuto un senso. Non importa che ora non lo capisco, sicuramente durante questa luna comincerò però a vederlo, che ragazzi non è una cosa che capita ogni giorno. Sappiate che avete in mano la possibilità di sentirvi risollevati da molte delle difficoltà e degli aggravamenti che avete vissuto ultimamente, per cui se c'era dell'infelicità, abbracciate questa ultima coda di energie che alla parvenza possono essere traumatiche o negative, ma vi stanno portando quello che avete chiesto a voi stessi. Ovviamente ci dovete aver lavorato nel mentre, perché non è che mi siedo in camera mia in ginocchio, prego il nulla e dico: ah, speriamo che ci deve essere un lavoro interno, ok? Ci deve essere una presa di coscienza. Ed ecco che questa luna ve la porta e la presa di coscienza deve poi essere rielaborata, cioè ho avuto esperienze negative nella vita? Perfetto. Ora mi apro alla possibilità di capire che cosa farne. Questa è la speranza, ok? È aprirmi alla possibilità che qualcosa che io non comprendo, al di là del mio giudizio personale, possa essere per me positiva. Nell'ottica generale della vita tutto è positivo, ragazzi, perché siamo qui per fare esperienza, quindi qualunque esperienza è positiva, anzi, più negativa è, più forte è e quindi più interessante è per l'anima. Se
Sembra quasi una contraddizione, lo so. Però questa luna vi dice: apritevi alla possibilità di comprendere, semplicemente di farvi sorprendere dalla brutalità della vita, da quanto qualcosa di negativo possa essere meravigliosamente interessante, possa diventare un portale di possibilità. Ok? Detta questa, che è l'energia generale, io ora vado a indagare segno per segno, con una rassegna un po' veloce, di quello che questa luna rappresenta per ciascuno di voi. Quindi Ariete, andiamo a vedere l'energia generale per questa luna con l'Ariete. 7 di settembre, il 5 di ottobre, energia generale per l'Ariete. Ci sarà bisogno di riconsiderare i percorsi pratici, step by step, come si dice, quindi passo per passo, per riuscire a capire come raggiungere i vostri sogni o i vostri obiettivi. Allora, io credo che gran parte di quello che volevate raggiungere già l'avete raggiunto. Per qualcuno si tratta di matrimonio, per altri si tratta di un lavoro, per alcuni altri semplicemente di aver comprato qualcosa che volevano comprare, però la strada è ancora lunga. Non ci stupiamo, perché l'Ariete è sempre alla ricerca di una nuova impresa, per cui tutto regolare, si può dire. Però diciamo che ora l'Ariete sente di aver bisogno di un sostegno diverso, che non è un sostegno esterno, non è un sostegno monetario, non è fortuna, non è una persona cara, è il sostegno da se stesso. Per cui alcuni di voi, probabilmente, che state ascoltando Ariete, sentiranno l'esigenza di iscriversi a qualche corso, di comprarsi un nuovo libro, di fare qualche esperienza, di provare nuove tecniche di meditazione. C'è della nuova abbondanza che sta aspettando, quindi c'è un qualcosa che sta cercando di manifestarsi come risultato comunque di un qualcosa che già si è manifestato. Quindi questa è una sorta di reazione a catena. Questo non è il primo scoppio in questa reazione a catena, però non è neanche l'ultimo, quindi diciamo ad maiora state andando verso cose sempre più grandi, ma questa volta il punto di partenza per ottenerle siete voi. Di positivo, anzi positivissimo, c'è che sicuramente meno tensione a livello di spalle, scapole, collo e tutto quello che è l'apparato strutturale principale, che va ad alleggerirsi. Quindi non mi stupirei se ci fosse anche della tensione proprio a livello fisico che scompare, quindi qualche malessere che se ne va. Quelli che cercano qualche tipo di guarigione o qualche tipo di soluzione a qualche problema sicuramente lo trovano con questa luna, ok? Andiamo quindi a vedere di che si tratta quando si parla di Toro con questa luna. Toro, l'energia generale della luna dal 7 di settembre al 5 di ottobre. Allora, benissimo, ma che bello. Ragazzi miei, quella notizia che aspettavamo arrivasse arriva, o almeno quell'informazione utile diventa nota. Per quelli che sono nel mezzo di una situazione del tipo divorzio o dintorni, che si tratti anche solo di lavoro, hanno una risposta che in teoria, a vedere queste carte, è positiva. Soprattutto qui noto come le cose fossero andate molto a rilento, mentre ora pare quasi che l'universo vi dia una spintarella di quelle che stavate aspettando da un po' per dirvi: si può fare di meglio e si farà di meglio. Quindi se qualcuno sta aspettando il momento perfetto per fare una proposta, per cambiare una area della sua vita o un aspetto di se stesso, che sia anche un aspetto estetico, se qualcuno sta cercando di capire quando iscriversi in palestra, se qualcuno sta cercando di capire quando iniziare un business, questo è il momento migliore. Altamente favorevoli, io direi, gli incontri, anche se qui non si parla d'amore, ma intendo incontri interpersonali, perché non c'è mica solo l'amore, giusto? Possiamo parlare di incontri lavorativi soprattutto, quindi se qualcuno è alla ricerca di un partner in ambito lavorativo,
probabile che questa persona si palesi, si manifesti. Posso dirvi una cosa? Vedo molto favoriti gli incontri, non direttamente, più che altro attraverso gli amici di amici o attraverso situazioni che fungono da ponte. Faccio un esempio. Se avete un'attività di scarpe e volete ampliarvi ed aprire più negozi, però non sapete come, vi piacerebbe avere un partner, può essere che una sera andiate a farvi un aperitivo con il vicino di casa e questo vicino di casa vi dice di come la sorella stia cercando di investire dei soldi e non sa come, e da qui può essere che nasca un'ottima collaborazione, ok? Molto favorevoli gli incontri di questo tipo. Quindi qualunque situazione, sì, interpersonale, qui va a maggiorare e ad enfatizzare, quindi a sostenere come effetto magia, degli aspetti di voi che già sono pronti, sono carichi, sono maturi per essere utilizzati. Quindi questo è il mese lunare in cui più di qualche prospettiva comincia a diventare fisica, tangibile, ok? E noi proseguiamo con i gemelli. Gemelli, energia generale per questa luna, con i gemelli, dal 7 di settembre al 5 di ottobre. Grandi progetti per i gemelli, probabilmente anche grandi pensieri riguardo a vari aspetti della vita, ma soprattutto riguardo a ciò che vi blocca. Potreste avere un po' la tendenza ad essere scontrosi, forse anche sentite che qualcuno sta cercando di mantenervi rinchiusi in una gabbia o sta cercando di limitare il vostro splendore. Vi posso dire che è probabilmente un'impressione, non sarà il caso di tutti, poi questa è una lettura generale, quindi mi raccomando, non sto additando nessuno. Però è probabile che sia più una questione di percezione, perché in realtà la restrizione che sentite è interna. Siete generalmente molto inclini all'azione, è una riflessione magari postuma. In questo caso invece la luna vuole invertire questo processo, per cui i grandi obiettivi che avete e che comunque avete già cominciato anche magari a raggiungere hanno bisogno ora di un po' di introspezione, hanno bisogno proprio di un momento di pausa. Sappiamo che il gemelli in equilibrio è in grado tranquillamente di sostenere grosse macchinazioni mentali, no? Grosse rielaborazioni, però uscendo da un periodo come quello che è appena passato può essere che più di qualcuno qui che mi sta ascoltando dei gemelli si senta destabilizzato, per cui vi dico, prima di puntare il dito agli altri puntatelo voi stessi, cercate di capire se non sia che magari avete un po' siete un po' stizziti già per qualcos'altro, per esempio, e quindi avete più che altro bisogno di fare silenzio, di calmarvi, di ritrovare un attimo la pace interiore prima di agire, prima di rispondere a qualcuno, prima di prendere una scelta anziché un'altra. Ok? Però in linea generale è comunque un mese positivo, perché qui stiamo parlando di andare avanti a tutta forza e a tutta dritta, come si direbbe in un film di pirati, per arrivare all'obiettivo. Mi raccomando, ricordatevi anche di respirare, fare qualche pausa, perché non vorrei che questo stress arrivasse magari anche proprio da voi e non solo dall'ambiente esterno, ok? E andiamo a proseguire con il cancro. Energia generale del cancro. Dal 7 di settembre al 5 di ottobre, l'energia generale del cancro. Cancro, qui si tirano le somme, potrebbe essere che c'è un taglio di qualcuno, eh sì, o che per una volta diciate in faccia veramente quello che pensate a qualcuno di fastidioso, che, perché è fastidioso? Perché in qualche maniera cerca sempre di tenervi all'oscuro dalle cose, oppure ha una certa arroganza nel cercare di inserirsi nella vostra vita. Ed è un po' che cercate di dare una svolta, soprattutto a livello familiare, alla vostra situazione. Fino ad ora non avevate ben capito come.
Con l'ultimo mese già la verità aveva cominciato a uscire, già avevate cominciato ad essere un po' più diretti. Ecco, credo che come una sorta di, di culmine che si crea ora con questa luna, possiate arrivare a dire delle cose piuttosto chiare e forse anche scomode, anzi probabilmente scomode a chi le deve ascoltare. Avete probabilmente tutte le ragioni del mondo a vedere queste carte, quindi sicuramente non vi sto dicendo di fermarvi dal farlo, però se volete dei risultati positivi, mi raccomando, tarate bene quello che dite, perché per quanta ragione abbiate, se chi avete davanti ha di suo la tendenza ad essere oppressivo o poco incline ad essere interessato alla verità, comunque cercherà di poi screditarvi o dire che siete dei pazzi o cose simili. Per cui confrontatevi direttamente, ma fatelo come persone adulte, perché in fondo al mazzo c'è tra l'altro il carro. Mi raccomando, qualunque spostamento concettuale, fisico, emotivo facciamo verso l'altro, facciamolo con equilibrio, facciamolo con una certa pacatezza, ok? Buoni risultati, ne arriva un qualcosa di molto positivo, però qui il focus è sul come. Ricordatevi le mie parole se questo momento accadrà nella vostra vita in questa luna. Andiamo a vedere il leone. Il leone. Il leone. Il leone durante questa luna. Allora, il leone credo che tirerà fuori non solo la lingua, ma anche gli artigli. Dunque, già da un po' cercava di scansare persone abbastanza scomode, però c'era una bella, come possiamo dire, una bella carica anche di mezze verità, di cose non dette, di situazioni non completamente chiarite con qualcuno. Io sento che la vostra lingua durante questa luna non riuscirà più a frenarsi. Allora, fino ad ora l'avevate frenata perché comunque vi mancavano, sentivate, credevate che vi mancassero gli elementi sufficienti e necessari per affrontare la situazione a viso sereno e con una certa, come possiamo dire, veemenza. Però qui non vi mancano più gli elementi, o magari siete semplicemente stanchi di aspettare, perché io non credo che dipenda in realtà dall'ambiente esterno. La mia sensazione è che le vostre spinte emotive, mentali, interne diventino così forti da essere difficili da sostenere. Quindi si crea una sorta di pendolo a pressione interna che vi fa proprio esplodere, sbottare. Non in senso negativo però, non vedo scontri diretti, non vedo litigate, non vedo problemi che derivano da un confrontarsi in maniera scorretta. Io credo qui che semplicemente cercherete di liberarvi, di praticamente dare respiro al cuore, di alleggervi l'anima e di dire a alcune persone quello che pensate. E lo so che la prima cosa che viene da pensare chi ascolta è: oh mio Dio, chissà che cosa dirò, oppure eh sì, a quella persona gliele devo proprio cantare. Ma in questo caso sento che parleremo principalmente di sentimenti. È ovvio che questa è una lettura generale ed è tra l'altro sulle energie generali della luna, però vedete, io sento che questa è una questione emotiva per riportare equilibrio in una coppia, in una partnership, in un rapporto familiare, in qualunque situazione, un'amicizia. Però qui si parla di sentimenti. Credo che non siete stati completamente diretti o non lo siete stati nella maniera che pensavate con una persona. Credo che lo farete per liberarvi da questo peso che percepite e sarà positivo, nel senso che comunque se non altro vi sentirete meglio, se non altro sarete fieri di voi stessi per essere stati completamente puliti nell'esporre i vostri sentimenti verso questa persona che indubbiamente per voi è cara o comunque ha una posizione di importanza, di rilevanza nella vostra vita. Quindi tanti auguri, speriamo che così sia. Chi c'è poi? Poi abbiamo segno della Vergine. Vergine con questa luna dal 7 di settembre al 5 di ottobre, energie generali. Vergine. Allora, la prima cosa che sento in testa è dimenticanza, che non è lo scordare qualcosa, è un lasciare da parte, riporlo in un posto così nascosto che uno quasi non lo trova. E credo che con questa luna troviate quella parte di voi
che sia una passione, un sentimento, un ricordo, un odio, un qualcosa, una parte di voi che, credendo di riuscire a generare per voi stessi guarigione e calma, avete nascosto tempo fa voi stessi. Quindi qui stiamo parlando proprio di ego che nasconde parti, o di ego che in risposta a delle paure molto chiare, molto forti, cerca di scansare, di mettere a lato, di buttare nell'oblio degli aspetti, delle situazioni, dei ricordi, qualunque cosa ci sia dentro di voi, che sta in realtà creando l'impossibilità di migliorare la vostra situazione, quindi per esempio di guarire. Mi viene da usare questo linguaggio per mantenere proprio l'attenzione, il focus, soprattutto sull'aspetto salute. Lo so che non lo affronto sempre direttamente con le carte, anche perché ritengo che sia un territorio minato, bisogna stare attenti a quello che si dice, perché poi le persone sono anche suscettibili, non vorrei mai fare dei danni più che dare una mano. Però guardatevi dentro, scoprirete che ci sono delle persone che ancora, persone o situazioni che avete vissuto, che ancora non riuscite a considerare chiuse dentro di voi, non riuscite a lasciarvi dietro. Non significa che ancora proviate dei sentimenti chiari, diretti verso queste persone, verso queste situazioni, e che giorno e notte vi battiate il petto piangendo. No, però che non le abbiate completamente guarite, affrontate, sì. Questo è il mese in cui la luna vi dice: toc toc, chi c'è? Mi stai ascoltando? Abbiamo dei sentimenti di cui dobbiamo occuparci. Quindi io vi lo consiglio proprio, per una volta lasciate da parte ogni ragione, prendetevi il tempo semplicemente di sentire, ok? Allora, poi abbiamo bilancia. Bilancia, energia generale dal 7 di settembre al 5 di ottobre. Bilancia. Ok, come energia qui parliamo anche qui di guarigione, di calma, di riposo. Beh, indubbiamente avrete bisogno di un momento di riposo, ma io lo chiamerei più di un momento di pausa, e non è una pausa di riflessione, è proprio una pausa di distacco, ripresa. Da cosa o da chi? Ve lo dico subito. Da persone che si spacciano per importanti, per preponderanti, per necessari nella vostra vita. Quindi qualunque ambito della vita, sia quello di cui stiamo parlando, va benissimo. Comunque queste persone hanno la tendenza a vendersi, diciamo, per una sorta di salvatore, aiutante, sostegno, impegno disinteressato, ma in realtà sono tutt'altro. E questa luna ve lo mostra proprio in pieno, e vi dice anche che questa persona o questa situazione in cui questa persona è coinvolta sono tutto ciò che vi ha, a un livello più vasto, a un livello più esteso, creato un ristagno tale per cui nel tempo avete perso cognizione di causa, avete perso il senso della direzione e vi siete parecchio confusi, mettendovi in dubbio, mettendo voi stessi al centro del punto di domanda, quando in realtà era l'altra persona, era la situazione che causava questa, mi viene da definirla nebbia mentale, ok? Quindi la prima cosa da fare è allontanare questa persona proprio fisicamente, ok? Scoperta una volta per tutte la vera macchinazione di questa persona, che probabilmente è già palese da un po', ma non avete saputo accettare completamente fino ad adesso. Ecco, una volta che costruite dentro di voi, trovate la forza per creare questa accettazione della verità nuda e cruda com'è, allontanatevi dalla persona, riprendetevi in mano quello che è vostro, prima che vi rubi, magari non direttamente, magari non per atto diretto, ma prima che vi rubi quella poca energia o lucidità che è rimasta. Potrebbe anche essere che invece di una persona questo elemento siate proprio voi, cioè degli aspetti di voi che hanno a che fare con il
voler a tutti i costi ottenere un risultato nella vita, ma non riuscirci mai. Ci sono degli aspetti di voi nascosti, non molto chiari, che in realtà hanno giocato fino ad adesso da antagonista, un po' da aspetto oscuro. Sono dei sentimenti che hanno a che fare magari con delusioni passate, con momenti in cui effettivamente non vi era possibile cambiare la vostra vita. Comunque che sia una persona, una situazione o aspetti di voi, allontanate fisicamente questa cosa. Quindi cambiate proprio abitudini, cambiate luoghi che frequentate, cambiate attitudine, ok? Cambiate proprio, potete farlo anche come esercizio, se non sapete da dove partire, fate un elenco di cose che vorreste cambiare della vostra vita e semplicemente una alla volta vi imponete di cambiarla, ok? Sembra sciocco perché tanti dicono: ah, ci ho provato tante volte. Sì, però se la motivazione non è forte, allora per forza c'è insuccesso. Quando la motivazione è forte, come questa luna vi aiuta a crearla forte, allora potrebbe essere che finalmente per una volta ci sia il cambiamento. Ok? Queste sono letture generali, ve lo ricordo, che poi non mi si scrivano commenti a caso dicendo che serve un suggerimento diretto. Ogni persona è a sé stante, quindi ha un suo percorso, ha un suo modo di affrontare le cose, quindi ha un metodo di guarigione proprio. Allora, ora abbiamo lo scorpione. Scorpione dal 7 di settembre al 5 di ottobre. Dunque, ragazzi miei, è più un consiglio questo che vi do. Non c'è molto da dire se non darvi un consiglio. Partirò con una domanda. Quante volte vi siete messi in dubbio in vita vostra? E quante volte vi siete chiesti: ho fatto abbastanza? Quindi quante volte poi vi siete trovati a insistere in una situazione che non vuole funzionare? Perché non vuole funzionare? Perché probabilmente la responsabilità non è vostra. A volte è semplicemente la vita, o a volte è semplicemente l'altra persona, o le altre persone, o il momento sbagliato, o semplicemente quella cosa non fa per voi. Insistere fino alla morte vi va solo a depauperizzare, quindi a togliere energia, forza vitale, letteralmente, e va poi a impoverire il concetto di se stessi. Quindi, se vogliamo parlare da un punto di vista olistico, va a deturpare la forza del vostro plesso solare. Quindi poi vi sentite indisposti, arrabbiati, stanchi, rancorosi, problemi di gestione. Ecco, se questo lo dico non è a caso, perché vi posso dire che nel momento in cui durante questa luna sarete così bravi da dire a voi stessi: io devo mollare la presa perché altrimenti qui finisce male anche per la mia salute, ecco che la vostra salute ritorna. Ed è una salute totale, perché non sto parlando solo del corpo fisico. Questa luna vi dà la possibilità di fare proprio una inversione di marcia su molte cose. Cioè, potrebbe essere che vi rendiate conto che molti aspetti della vostra vita hanno seguito un andamento che, per quanto piacevole o magari anche spiacevole, comunque non era fedele alla vostra verità interiore. Avete agito un po', diciamo, secondo una programmazione che non è proprio la vostra, o secondo un modo di essere che magari andava bene in altre fasi della vostra vita, ma ora non ha più tanto senso. Quindi quello che posso dirvi è: fatevi una pausa, prendetevi del tempo per voi stessi, quello che dovevate fare l'avete fatto, riconoscete a voi stessi i successi, ammettete gli insuccessi se ce ne sono stati, e poi ripartite da lì. Questa luna per voi è una luna che dovrebbe essere di calma e pace, che dovrebbe dire: siete stati bravi. Adesso prendi qui in mano questo cocktail e rilassati. Ok? Quindi se la guarigione la volete, è disponibile per voi attraverso la calma. E ora abbiamo il Sagittario. Sagittario dal 7 di settembre al 5 di ottobre. Sagittario, energia generale. Ok,
Dunque, qualcuno anche del circolo familiare o di amicizie, qualcuno che già conoscete probabilmente, si propone come qualcuno che può darvi la soluzione a un problema. Vi dico che la sua proposta non è totalmente malvagia, nel senso non parte già col piede di guerra questa persona, non è qualcuno che vuole per forza danneggiarvi. Però è qualcuno che non è in grado di essere all'altezza delle aspettative che genera. È un po', passatemi la definizione, un po' un quacquaraquà. Dalle mie parti si dice così. Quindi qualcuno che parla parla, però poi non è in grado di. O è bravissimo, bravissima a parole, però in realtà quello che gli interessa è solo il momento di attenzione, il sentirsi magari idolatrato, idolatrata. Però da questa situazione che vi doveva salvare da qualcosa, vi doveva aiutare, nonostante una prima caduta, un primo scontrarvi col rendervi conto che questa persona non è il salvatore che si professa, potrebbe nascere in realtà qualcosa di molto più positivo. Quindi io direi, la cosa migliore da fare è questa. Rendetevi conto di quale ambito della vostra vita ha bisogno di sentirsi risollevato, risistemato. Poi guardatevi attorno, se qualcuno dice o si offre di aiutarvi, ricordatevi sempre di non appoggiarvi completamente a questa persona. Quindi non lo voglio buttare lì come fosse una questione di usare le persone, ma rendetevi conto dei limiti che le persone hanno, perché in realtà nessuno vi può salvare. Come esseri umani è giusto, è normale, è naturale, fa bene chiedere aiuto, però abbandonarci completamente a qualcuno, per quanto bisogno abbiamo, a volte può essere poco saggio. Come in questo caso, in cui magari siamo così stanchi o così disperati, vogliamo una mano, un aiuto, e poi al primo benefattore, sedicente benefattore che passa di lì, ci abbandoniamo completamente, perché non vogliamo pensare troppo, perché non vogliamo sentirci soli, qualunque sia la motivazione. Attenzione al fatto che la vostra voglia di risorgere non vi ributti nelle fauci di qualche o approfittatore o persona incapace in realtà. Vi renderete conto attraverso il confronto con questa persona, quindi non vi consiglio di evitarla e basta, ma di mantenere gli occhiettini aperti. Attraverso il confronto con questa persona e questa situazione, nel giro di poco, perché è già nel giro di questa luna, in realtà l'idea giusta arriva, quindi vi salvate da soli, però lo potete fare se mantenete gli occhiettini belli aperti. Per esempio, se cercate aiuto all'interno di un ambito familiare, attenzione al nonno o al papà che di solito sanno tutto, fanno tutto, perché questa volta non sanno proprio una cippa e magari vi fanno anche il danno. Non fatevi condizionare dal fatto che di solito sapevano o che tutta una vita hanno venduto se stessi come i più capaci del mondo, perché questa volta si tratta di voi, della vostra vita, della vostra scelta e quindi magari trarre ispirazione può andare bene, però è il caso di arrangiarsi, ok? E poi arriviamo al Capricorno. Capricorno, energia generale dal 7 di settembre al 5 di ottobre. Allora, Capricorno, sempre sulla cresta dell'onda, qui abbiamo un'ottima iniziativa che potrebbe rivoluzionare non solo la vostra vita, ma anche quella di persone attorno. E non è un'iniziativa che vi è venuta così a caso, ma è un qualcosa che vi può aiutare a sistemarvi in qualche ambito della vita. Io sento che è principalmente, lo so che è una cosa cliché, è principalmente una situazione lavorativa, però non escluderei una situazione totalmente più estesa, quindi familiare. Non vorrei che per alcuni si trattasse proprio del business di famiglia, per esempio, ma sarebbe un'analisi molto specifica, non
E qui siamo in un contesto più generale. Però effettivamente c'è qualcosa che andava veramente sistemato e l'avete dovuto prendere in mano voi. Quindi questa luna vi fa vedere come in realtà abbiate avuto una sorta di colpo di genio, questo è il caso di riconoscervelo. Cosa succede però? I colpi di genio arrivano anche abbinati all'esigenza di agire con fermezza. Non che il Capricorno abbia problemi con questo concetto, però qui vi si dice sì, va bene la fermezza, ma ricordati la delicatezza, perché qui puoi veramente dare una svolta alla tua situazione, ma in generale alla tua vita, però fallo con grazia, ok? Con grazia non significa senza nervo, significa con misuratezza, con equilibrio. Hai fatto delle esperienze, hai compreso chi hai attorno, hai compreso te stesso, hai compreso degli aspetti della tua vita, non bruciarti sul finale. Vai sereno, fatti un respiro e poi se devi dire una verità, dilla. Se devi prendere una mossa, prendila. Se devi dare un consiglio, fallo. Hai la possibilità di sanare una situazione in maniera definitiva. Ripeto, non bruciarti sul finale, hai già praticamente risolto, ora concludi. Con delicatezza, ok? Con eleganza, come si direbbe. Per cui molto bene. E ora andiamo a parlare di acquario. Energia generale dell'acquario dal 7 di settembre al 5 di ottobre. Acquario. Ok, di settembre 5 di ottobre. Allora, qualcuno sta cercando di approfondire un po' l'ambito lavorativo, di guadagnarne di più. Magari qualcuno cerca anche di fare qualche approfondimento nel suo ambito, quindi seguire un corso, un master, seguire degli studi, approfondire qualcosa, ottenere un patentino, fare delle ore di pratica, cerca il consulto magari anche di esperti, di persone dell'ambito o semplicemente di un commercialista, ci sta. Però ricordatevi che i soldi spesi meglio, il tempo investito al meglio, è quello che usiamo quando in realtà siamo già convinti di quello che stiamo facendo. Perché cosa vedo qui? Vedo che c'è una grande, vedo, più che altro lo sento, c'è una grande voglia di rivoluzione e direi soprattutto di consolidamento, cioè vi sento ambiziosi, ok? Vi sento molto ambiziosi e per questo, proprio per natura vostra, siete anche scalpitanti, perché vorreste dei risultati veloci magari, o vorreste che le persone attorno o quelle coinvolte, o quelle direttamente coinvolte, fossero sulla vostra lunghezza d'onda. Non è sempre così, ok? Per mille ragioni. Per cui voi fate il vostro. Dopodiché non vi aspettate promesse o capacità di stare al vostro passo da parte degli altri, perché è più probabile che in questa situazione troviate dei maestri, cosa veramente buona e bella e giusta, non è una cosa da scartare, ma meno persone adatte a tenere il passo vostro. Quindi non rifiutate delle proposte o delle situazioni solo perché vorreste poter fare questo percorso in compagnia di qualcuno. Qualcuno che può essere un partner nel lavoro o anche un compagno, una compagna di vita. Non trascurate il cuore che state mettendo in questo ambito della vostra vita, che può magari essere non solo lavoro ma anche una passione, solo perché vi sembra che manchi un elemento, solo perché vi intestardite su qualcosa che vorreste fosse in un certo modo. Evitate di farlo. Se qualcuno vi si propone come maestro, certo, però non aspettatevi che poi rimanga molto nella vostra vita o in questo percorso specifico. Questo è un percorso di riscoperta del vostro potere, del vostro valore. Non barattatelo con l'illusione della certezza solo perché c'è la presenza di qualcun altro, o la supervisione di qualcuno, o il suggerimento di qualcos'altro. Va bene confrontarsi, è un qualcosa che farete e che vi consiglio di fare, ma poi vi dovete sganciare da lì e proseguire in maniera autonoma. E questa luna ve lo renderà molto chiaro. Ok? Datevi un secondo. Sì, in realtà siete voi che vi state mettendo dei limiti.
bando alle ciance, come si dice, raccogliete le informazioni necessarie e poi proseguite per conto vostro. Ok? Tanto avete i numeri che vi servono per farcela. Concludiamo con i pesci. Settembre, 5 di ottobre. Pesci, generale. 5 di ottobre. Pesci, allora qualcuno è alla ricerca di casa e non la trova. Qualcuno vorrebbe farsi una vacanza e non ci riesce e magari c'ha pure la famiglia o persone che dovrebbero essere di sostegno, come un partner magari, che non capisce molto quello che sta accadendo. Quindi c'è molta tensione. È una tensione che crea chiusura, un po' come un bambino che si imbroncia e non ne vuole sapere di nulla. Ricordatevi che fate male solo a voi stessi. Allora, prima di tutto, la cosa che mi viene proprio da dire è meditazione. Tempo di ritiro in voi stessi, andate a farvi un giro in una montagna, andate in campagna, andate al mare, dipende dove vivete, quali sono le vostre possibilità e quali sono le magari possibili restrizioni che mai si sa in questa situazione, ma focalizzate su voi stessi, perché qui vi vedo molto nemici della vostra stessa energia. Allora, è indubbio che avete attorno delle persone o vivete una situazione un po' problematica, non lo voglio appesantire ulteriormente, no, non è un disastro questo, però sicuramente c'è bisogno di fare qualche scelta, dovete valutare meglio le situazioni, dovete praticamente capire qual è la sedia sul quale appoggiare il vostro sederino. Prendetevi il tempo che vi serve, fare pressione a voi stessi o aspettarvi delle risposte dagli altri non è sicuramente saggio. Cercare anche di scavalcare degli ostacoli, non affrontandoli ma girandoci attorno, porta poi solo a dei problemi più grossi. Gli ostacoli vanno a ingigantirsi. Ok, datemi un attimo per approfondire. Per cui quelli che stanno cercando di sistemare la loro situazione lavorativa, che vogliono capire che investimento fare, che vogliono capire se è il caso di cambiare abitazione, di cambiare lavoro, di affrontare una certa cosa con i propri familiari, io vi direi, non è la luna migliore, ok? Siete i re di tutto ciò che può avere un secondo risvolto, di ciò che è arcano. Aspettate un attimo, perché questa luna, nel vostro caso, vi offre l'occasione per capire meglio, effettivamente, oggettivamente, qui vi direi, valutate tutto quello che vedete, no? Ma riservatevi di non scegliere durante questa luna. Vi sconsiglierei di scegliere ora, però ovviamente questa è una lettura generale, è una lettura tarocchi, non sono il vostro consulente finanziario, non sono il vostro psicologo, non sono il vostro medico generale. Mi raccomando, valutate con maturità individuale, voglio dire, però sappiate che se qui in ballo c'è qualcosa di particolarmente importante per voi, aspettare un attimo non vi farà del male, anzi vi farà del bene nel caso siate dei pesci, ok? Quindi questa era la vostra lettura, io vi ringrazio di essere stati qui, qui è tutto, noi ci vediamo con la prossima lettura che sarà sull'amore per questa luna, e intanto vi saluto, qui è tutto da Karma Rosso, ciao ciao!